si gioca la quarta giornata del massimo campionato di Serie C1 nel girone B, la stagione 2019-2020, e il Palaenea, ex Palapestalozzi, torna ad essere il palcoscenico per lo United Pomezia, che è rimasta al comando dopo tre giornate con il bottino pieno al comando del raggruppamento, e quest'oggi è impegnata nel testa coda appunto contro la Roma Futsal. Più cordiale buonasera da Daniele Porcelli, ricordando che le riprese esterne sono affidate a Matteo Vigliani. Esce Salvati, abbandona la porta, se ne va da solo la rasola rasoiata. Ma ci sarà il calcio d'angolo per gli uomini di casa. Armenia all'indietro, Moncada prova a caricare il tiro, ci prova anche con il mancino, palla che lambisce il palo, poi si ferma, ragiona De Simoni, il piattone ancora di Cicco, De Simoni spreca spedendolo fuori subito. Ramos con Giordani in mezzo, prova il mancino, poi possibilità, perde una palla importantissima, poi la scoccata a rete, De Simoni, Lipolis, poi tenta di accentrarsi, vede libero Pulvirenti in mezzo, il gol di Andrea Lipolis che sblocca il match. Andrea Lipolis cambia quindi il match, 1-0 ancora De Cicco, la possibilità, palla ribattuta, Lipolis che riceve da De Simoni, ancora Lipolis, la possibilità di andare in mezzo, ancora il cambio e con il tacco Alessio Pulvirenti va al raddoppio, 2-0 United Pomezia. De Simoni scambia con Lipolis, se ne va De Simoni, poi la mette anche all'indietro Ramos, ed è invece Lipolis che prova la fiondata, non trattiene il portiere Salvati, e poi il gol del capitano Simone De Simoni, 3-0. C'è Nicola all'indietro per Murak, vede subito Di Cicco, lo scambio verso Cinicola, se ne va, il tocco con l'esterno, Cinicola la mette a fil di palo e fa 4-0 per lo United Pomezia. A 10:45 dal termine, Scano ancora indietro, Salvati, Cimini, Moncada scivola sul pallone, Cimini mette in movimento Giordani che se ne va, la possibilità per calciare a rete Lorenzoni, a girarsi per mettere il pallone in mezzo, subito il lancio di Salvati per Scano, poi la ribattuta di Mugnaini sulla conclusione di Giordani, ancora Salvati, parte Chiarini, prova Mugnaini a rispondere, ci riesce con il petto, palla recuperata, Lipolis dalla distanza la mette in fondo alla rete gonfiandola per la quinta volta. Possibilità per dare a De Simoni che scarica, poi se ne va, percussione di De Simoni verso Lipolis, la palla che lambisce il palo e poi finisce in fondo alla rete. In Scardoso in mezzo, Lorenzoni si avvita sul pallone, glielo soffia solo per qualche istante, poi apre Di Cicco e invece Ramos Iglesias, Mugnaini salva la porta dal tiro di Lorenzoni, ancora il retropassaggio all'indietro e poi il tiro dalla distanza di Giordani, parte la rincorsa con Lorenzoni, il palo Salvati, Ramos Iglesias sul secondo palo, ancora lui con il pallone, va a Moncada che colpisce al volo Ramos Iglesias, la percussione in aria, poi il tiro verso Lion Saramon, verso Chiarini, messo giù Armenia, Lorenzoni, Chiarini svirgola Armenia, apre sulla destra dove c'è Moncada e stavolta non fallisce Simone Moncada, che fa tra l'altro coppia nella formazione under 21, e poi il tiro deciso di Giordani, scambia con De Simoni, se ne va Mrak, vede libero Moncada, poi i due dialogano, ancora Moncada e con il piattone la spedisce in fondo alla rete
ed è 8-1 che gli soffia il pallone, se ne va verso Murak, la palla ancora all'indietro, De Simoni, e c'è calcio di rigore contro lui, Salvati, c'è il fischio, la rincorsa di De Simoni e la palla sotto il set. Esias la dà al centro per Salvati che apre verso Giordani. Salvati, Cenicola con De Simoni, palla in fondo alla rete, inferiorità numerica alla squadra di Caporaletti, colpisce ancora Gioviano Cardoso, Ramos Iglesias, Salvati si fa soffiare il pallone da Di Cicco con molta calma, si prende gioco dell'avversario e la spedisce in rete. Giardina, Lorenzoni, Ramos Iglesias e Beffa con il diagonale sicuramente per lasciare il campo. Intanto Di Cicco in mezzo, 3-1, scarica per Cenicola, la dà all'indietro Giardina, sbaglia tutto il disimpegno. La Roma ne può approfittare per andare alla battuta. De Cicco per Cenicola, stavolta anziché darla all'indietro la manda in diagonale sul palo più lontano. Di Cicco si avvita, trova la possibilità, è fredda ancora la Roma. Subito Moncada, scambia con Rack, prova Moncada da lontano, è un gol pregevolissimo. A questo punto diventa primo arbitro Giordani, il diagonale c'è con Ficconi con la mano, ancora Moncada, finisce giù, c'è calcio di rigore importante per lui, il tiro, e nonostante Dell'Avventura si oppone c'è il gol di Giardina. Riesce a pervenire a Giordani, il tiro, la mette, poi anche ad ostacolare Valorani, se ne va da solo, c'è un palo di Valorani, Lions Cardoso, Valorani, Pulvirenti ancora, De Simoni ha ricevuto dallo scarico di Armenia, se ne va Armenia in fondo alla rete, 16-4 Lions Cardoso. Arriva il triplice fischio dei direttori di gara che comandano a questo punto la fine delle ostilità con lo United Pomezia che batte la Roma Futsal 16-4.